Un saluto da Ivan Papalella, ben ritrovati sul nostro canale YouTube. Oggi abbiamo un ospite importante, il nuovo Huawei Mate 30 Pro, uno smartphone che è stato al centro di molte discussioni nel corso delle ultime settimane, direi per due motivi distinti e distanti tra loro. Il primo, quello che ritengo più interessante, parlando di tecnologia, abbiamo a che fare con un dispositivo con delle caratteristiche davvero, davvero straordinarie, molto potente, funziona bene praticamente in tutti gli ambiti di utilizzo. C'è poi un secondo argomento di discussione che riguarda un fatto di cronaca che purtroppo va a influenzare anche il mondo della tecnologia. Le ben note vicende che vedono contrapposto il governo americano a Huawei hanno fatto sì che questo Mate 30 Pro sia uno dei primi smartphone a patire le conseguenze di questo tipo di situazione. Di fatto il Mate 30 Pro che stiamo provando è privo dei servizi di Google, perché ad oggi non c'è ancora la certificazione. Come sapete, Google fa parte di quelle aziende americane che non possono in questo momento interagire con Huawei. Di fatto questo video non rappresenta una recensione, ma diciamo una corposa anteprima. Credo che sia giusto utilizzare questo tipo di termini, perché stiamo utilizzando una versione di fatto di preserie, almeno per il nostro mercato, perché quando Huawei deciderà di deliberare la distribuzione definitiva del prodotto, lo farà con un software definitivo, quindi con tutto a posto per arrivare sul mercato. Ci concentriamo quindi su questo telefono che, vi dicevo, ha un software che probabilmente è ancora passibile di alcuni miglioramenti e soprattutto non è dotato dei servizi di Google. Dividiamo questo video in due porzioni. Stavo per dire recensione, ma come vi dicevo è bene chiamarla anteprima, vogliamo dire un po' approfondita. La prima, analizziamo lo smartphone nelle sue caratteristiche, nelle sue funzioni. La seconda, vediamo come si può utilizzare uno smartphone Android nel 2019 senza i servizi essenziali di Google. Abbiamo operato questo tipo di scelta, non è un segreto per nessuno. Nelle scorse settimane sono circolate anche delle possibili alternative, cioè andare a scaricare i servizi Google in altro modo, cosa che probabilmente si può fare anche mentre vi parlo. Ci sono delle comunità mondiali che aiutano anche in questo senso, ma noi abbiamo preferito operare ad oggi una scelta diversa, che è quella di vedere come questo Mate 30 Pro può funzionare in maniera autonoma, cioè indipendentemente dalla presenza dei servizi di Google. Allora facciamo così, perché ho già perso quasi 3 minuti in questa introduzione. Partiamo dal display, dove troviamo un pannello OLED con diagonale da 6,53 pollici, risoluzione 1176x2400 pixel, quindi una risoluzione un po' superiore anche al P30 Pro che abbiamo provato alcuni mesi fa. Un display davvero molto molto bello nella sua resa cromatica, si vede bene all'aperto, direi che non gli manca davvero nulla. Nella parte superiore abbiamo questa tacca che è piuttosto pronunciata, forse esteticamente non è il massimo, ma contiene una fotocamera da ben 32 megapixel, la fotocamera frontale, e ovviamente tutti i sensori, ad esempio un evolutissimo sensore per il riconoscimento del volto. Se non vi dovesse proprio piacere il disegno della tacca, potete tramite un'impostazione del telefono tirare la classica riga nera che fa pareggiare la parte superiore. Nella parte inferiore io scelgo sempre di utilizzare i pulsanti di dialogo con il sistema operativo, che in questo caso è già Android 10, su cui gira la EMUI 10.0.0, in realtà la build è la 10.0.0.122 con la GPU Turbo, quindi abbiamo sia alcune novità che riguardano il sistema operativo, ma anche la EMUI, che di fatto diventa quasi una sorta di sistema operativo aggiunto ad Android. Una delle particolarità del display è la presenza di questo, che è quasi un angolo retto sul bordo, con una parte sensibile. In realtà il display è proprio realmente curvo sul lato, ovviamente è sensibile al tocco. Il profilo di sinistra è completamente liscio, quello di destra è quasi liscio se non fosse per la presenza del pulsante di accensione. Come si può notare, manca il pulsante per il controllo del volume. Huawei ha ovviato a questa mancanza di pulsanti fisici con la presenza di questo doppio tocco, che ci permette di attivare il controllo del volume sia dallo standby o mentre stiamo eseguendo una telefonata durante l'ascolto di contenuti musicali. Devo dire che l'operazione
è molto coreografica da vedere, ha il classico effetto wow. Devo dire che c'è anche un feedback molto buono quando si muove il cursorino che abbiamo visto, si ha davvero la sensazione di avere a che fare quasi con un pulsante fisico. Certamente un po' meno intuitivo, soprattutto in alcune circostanze, ma direi che fa parte delle particolarità di questo smartphone. Il profilo è di 8,8 mm e il peso sfiora i 200 grammi, un telefono quindi che si fa abbastanza sentire, ma dà anche una sensazione di corposità e di solidità. Nella parte inferiore abbiamo l'altoparlante di sistema, una porta USB C 3.1 e uno slot che ospita o due nano SIM o una nano SIM più la nano SD, il formato attualmente proprietario di Huawei per l'espansione di memoria. Abbiamo anche un trasmettitore infrarossi e il secondo microfono. Andiamo a vedere. Avrete notato che non ho parlato della capsula auricolare perché di fatto l'emissione sonora viene ottenuta tramite vibrazioni del display. Devo dire che questo tipo di tecnologia, che non mi ha mai completamente convinto, ha trovato una maturità su questo Mate 30 Pro. Devo dire che c'è stato un salto in avanti importante rispetto al P30 Pro, sia in termini di qualità acustica che di volume. Devo dire che c'è un risultato davvero molto apprezzabile. Parte posteriore, abbiamo questa finitura leggermente ruvida, il disegno delle fotocamere in questi giorni ha incontrato dei pareri piuttosto contrastanti, qualcuno l'apprezza moltissimo, a qualcuno non piace per niente. Io faccio parte di quelli invece che si è letteralmente innamorato del disegno di queste fotocamere posteriori del Mate 30 Pro. C'è questo oblò che dà una sensazione di high tech veramente molto molto importante. Il reparto fotocamera è leggermente diverso da quello del P30 Pro. Abbiamo sempre tre fotocamere più un sensore ToF con una fotocamera principale da 40 megapixel con apertura f1.6 e la lunghezza focale mi pare che sia 26 mm. Abbiamo una fotocamera ultra wide, quindi ultra grandangolare da 18 mm, quindi un ultra grandangolo non eccessivamente spinto, perdonatemi questa confusione di parole, perché il fatto di avere un ultra grandangolo vuol dire che il grandangolo è stato molto molto tirato, con lente f1.8. Abbiamo poi una terza fotocamera che ha una focale da 80 mm, quindi che, per capirci, anche se tecnicamente stiamo dicendo una inesattezza, abbiamo una moltiplicazione 3x, abbiamo uno zoom 3x rispetto alla fotocamera principale. In realtà la moltiplicazione non avviene sulla stessa fotocamera, ma sono tre fotocamere con tre lenti differenti e tre focali differenti. Poi vi faccio vedere anche qualche dettaglio quando andiamo a descrivere meglio tutti i dettagli della fotocamera. Batteria 4500 mAh, un altro dei punti esclamativi di questo smartphone. Come spesso capita in casa Huawei, abbiamo a che fare con un livello di autonomia veramente importante. Saranno i 500 mAh in più rispetto al P30, sarà un ulteriore lavoro di affinamento delle parti in causa, ma questo Mate 30 Pro ha un livello prestazionale per ciò che riguarda l'autonomia davvero davvero importante. La classica giornata piena di lavoro, gioco, divertimento, fotografie, messaggistica viene coperta di slancio. Se siete un po' parsimoniosi nell'utilizzo, è uno di quei telefoni che davvero vi permette di arrivare quasi alla fine della seconda giornata, davvero un risultato importantissimo. Non ho ancora citato gli sblocchi il sensore per le impronte digitali, che è sempre annegato sotto al display. Devo dire che già con P30 Pro era stato eseguito un ottimo lavoro, qui addirittura forse è migliorato rispetto a quella circostanza. Andiamo a vedere le impostazioni. Intanto vi parlo della parte hardware, che prevede la presenza del nuovo processore Kirin 990, un processore con processo produttivo a 7 nanometri che gira circa 2,9 GHz, un processore estremamente potente con una capacità anche di ottimizzare i consumi energetici non comune, assistito da ben 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria integrata in questa versione. Come vi dicevo, lo spazio di archiviazione può essere anche ulteriormente espanso con le schede nano SD di Huawei. Tra le varie impostazioni vedete subito, ho attivato il dark mode, visto che in questo momento sembra anche essere un po' una moda,
è come nella vita, il bianco e il nero sono sempre fortemente divisivi, c'è chi preferisce l'uno, c'è chi preferisce l'altro. Personalmente di solito preferisco il bianco, però il nero ha sempre questa forte eleganza e forse disturba anche meno guardando lo smartphone. Comunque, questi sono gusti assolutamente personali. Vi segnalo come sempre la possibilità di lavorare sulla personalizzazione del display. Io attivo sempre il drawer perché lo trovo sempre d'una estremamente comodo. Nella seconda voce, che riguarda la gestione del display, quindi display e luminosità, potete lavorare sulla risoluzione del display, qui vi parlavo prima del 1176x2400, oppure attivare anche un HD Plus, diciamo che è un Full HD Plus un pochino anomalo anche in questo caso. Se poi scegliete altre impostazioni del display, avete la possibilità di lavorare sulla tacca, quindi sulla parte superiore del display, ma anche sulla gestione dei bordi. Di fatto adesso si vede poco perché il display ha il tema nero, potete far comparire proprio delle barre nere sui bordi del display per far sì che i contenuti che potete visualizzare restino immuni dalla presenza della curvatura del display, perché bisogna dirlo, ci sono alcune circostanze quando magari si usa YouTube, quando si ascoltano dei contenuti multimediali, che magari ci sono delle anomalie, no? Si vede l'immagine sfuggire un po' troppo sul bordo, quindi in alcune situazioni è certamente meglio usufruire anche di questo tipo di soluzione. Vado un po' veloce su ciò che riguarda le impostazioni per cercare di non andare troppo lungo in questa recensione. Come al solito la MIUI è carica di tantissime possibili livelli di personalizzazione. Potete clonare le app, potete impedire l'accesso alle app con password o il riconoscimento dell'impronta digitale. Davvero una interfaccia estremamente potente. Vediamo di eseguire alcuni dei nostri test. Ho in questo momento una SIM di Oki, chiamiamo il servizio clienti di Omobile. Ti diamo il benvenuto in O. Sai che dalla app O puoi gestire tutto online? Scaricala e per qualunque domanda accedi alla nostra officina. Ok, non avevo chiuso, ho rimediato adesso. Allora, il viva voce è davvero di ottimo livello, addirittura sentite quasi trema sul tavolo il telefono. C'è una buona qualità perché si sente in maniera molto nitida l'audio e direi che anche il volume è piuttosto interessante. Ritorno a ciò che dicevo prima, in capsula c'è stato, o meglio, non c'è la capsula auricolare in questo caso, ma nel classico utilizzo del telefono portandolo all'orecchio, secondo me c'è stato un miglioramento notevolissimo rispetto alle precedenti versioni. Mi riferisco al P30 Pro, che è il modello immediatamente precedente al Mate 30 Pro che stiamo utilizzando in questa circostanza. Evito in questo momento di entrare nel browser perché ne riparliamo tra pochissimo, e invece parliamo di fotocamera. Prendo un attimino il mio giocattolino colorato, facciamo innanzitutto una veloce fotografia. Come potete vedere c'è il cursore che vi permette di utilizzare la modalità ampia, la modalità 1x, c'è la modalità 3x, oppure si può arrivare anche a un 5x, che di fatto è un ibrido, viene combinata la funzionalità ottica con un intervento digitale. Poi di fatto si può andare anche a zoomare molto di più, si può arrivare addirittura fino al 30x, mi pare, sì, 30x, ok. Allora, come vi dicevo, ci sono delle caratteristiche che sono leggermente diverse a quelle che abbiamo incontrato sul P30 Pro, perché ci sono proprio delle focali differenti sulla terza fotocamera. In quel caso si arriva a un 50x ibrido, si riesce ad arrivare a un 5x ottico. Chiedo scusa, ho detto una imprecisione, il 50x è di fatto tutto digitale sul P30 Pro, qui si arriva al 30x, con il P30 si arriva a 10x in modalità ibrida, qui si arriva a 5x in modalità ibrida, viceversa la parte ottica è 3x sul Mate 30 Pro, 5x che corrisponde a circa 125 mm sul P30 Pro. La differenza sta nel fatto che abbiamo una fotocamera grandangolare da ben 40 megapixel, quindi con un livello di risoluzione nettamente più alto rispetto al passato. Si vede certamente una migliore prestazione in questa circostanza sul grandangolo, invece c'è una
prestazione forse un pelo inferiore al P30 Pro quando si chiede tutta la potenza dello zoom, perché naturalmente abbiamo una focale meno spinta. Entriamo qui nelle impostazioni, volevo farvi vedere anche un dettaglio. In questo momento stiamo operando sulla fotocamera principale, sensore in formato 4 terzi da 40 megapixel. Come sempre vi dà l'opzione, se volete utilizzare tutti gli zoom, il grandangolo eccetera, di scendere a 10 megapixel, 7 megapixel sul formato quadrato, 6 megapixel se utilizzate tutto il display. Vi ricordo che andate oltre il classico 16 noni, siamo a oltre 19 noni, quindi l'immagine risulta particolarmente stretta e lunga. Guardate cosa succede se utilizziamo la fotocamera ampia. Innanzitutto ci si rende conto che in questo caso, scusatemi, il sensore è in tre mezzi, si parte da 40 megapixel, che è la risoluzione nativa, anche qui vi viene consigliato di utilizzare il 10 megapixel o il 7 megapixel se utilizzate lo schermo intero. C'è quindi un mix che viene operato dal software tra i sensori, che hanno anche delle soluzioni tecniche che sono addirittura diverse tra loro. La resa però è molto 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 interessante e devo dire, come vi dicevo prima, ho trovato un miglioramento sul grandangolo, forse una prestazione un pelo meno brillante invece nella modalità tele. Possibilità di utilizzare ovviamente l'intelligenza artificiale, qui c'è tutto il menu di gestione della fotocamera, c'è la modalità ritratto, la modalità notte, che secondo il mio giudizio in questo momento in casa Huawei rappresenta una sorta di eccellenza un po' rispetto a tutti. La modalità apertura, che vi permette di lavorare anche su un diaframma elettronico da f0.95, wow, averlo su una lente fissa è qualcosa di meraviglioso. Mi pare che proprio di recente alcuni produttori abbiano presentato delle lenti fisse con apertura 0.95, parlo ovviamente di produttori di macchine fotografiche. Modalità Pro, e qui c'è il cosiddetto altro sottomenu che vi permette di lavorare su una serie di altri settaggi. Il primo che troviamo è la modalità monocromatica, che a me è sempre piaciuta moltissimo. C'è light painting, immagini in movimento, e c'è la modalità rallentatore. Qui c'è una dimostrazione di forza di quelle grosse da parte di Huawei, perché riusciamo a rallentare l'immagine fino a 256 volte. Di fatto abbiamo un'immagine a 7260 fotogrammi al secondo, quindi uno slow motion pazzesco. Adesso vi faccio vedere qualche immagine che mi sono divertito ad acquisire con questo Mate 30 Pro, e davvero si ottengono dei risultati molto molto importanti. Tra le altre cose, questo non è un dettaglio, potete utilizzare questo tipo di frame, scusate, ho detto 7200, mi pare, sono 7680, scusate, in HD, quindi è una risoluzione piuttosto alta, non è il Full HD, non è il 4K, ma comunque è un ben più che dignitoso HD, quindi 1280x720. Lo mettiamo quasi in secondo piano, ma in Full HD si può registrare anche 960 fps. C'è un'altra modalità a 1920 fps, sempre in HD. Insomma, c'è davvero l'imbarazzo della scelta nel riuscire a utilizzare le possibilità creative di questa fotocamera. E andiamo allora subito a vedere quali sono i risultati dei nostri scatti. Facciamo così, visto che l'elemento di curiosità è proprio questa modalità 7680 frame al secondo, scusatemi, ce l'ho fatta. Ho provato a fare questo video con un bicchiere dentro a un lavandino, con l'acqua corrente, molto, con un getto piuttosto violento. L'acqua arrivava con una tale intensità sul bicchiere che non riusciva a riempirlo, veniva espulsa direttamente dal bicchiere. Il risultato è questo. Allora, stiamo parlando di un video che viene acquisito, mi pare, in circa in un secondo e poi viene spalmato in oltre 30, siamo arrivati addirittura a 30, a 35 in questo caso. Come potete vedere, l'immagine è di una bellezza unica, ci sono veramente dei dettagli pazzeschi che si possono vedere,
È vero, è una dimostrazione di forza anche da parte del sistema di Huawei, però si possono ottenere delle cose veramente molto molto interessanti, perché poi questo video magari potete anche accelerarlo ulteriormente per ottenere degli altri effetti. Comunque avete una presenza di fotogrammi sui quali lavorare veramente veramente importante. Devo dire che questa cosa ha certamente anche avuto un riverbero positivo su tutta la modalità video. Il P30 Pro aveva anche in quella circostanza avuto un miglioramento rispetto ai modelli precedenti, ma ancora non era arrivato alle prestazioni dei concorrenti. Huawei ha sempre avuto qualche leggero deficit da questo punto di vista. Mi sembra che il passo in avanti del reparto video sia stato importante, direi di più addirittura della fotocamera, che invece, come vi dicevo, in qualche dettaglio forse deve lei rincorrere il P30 Pro. Veramente siamo ai dettagli, intendiamoci, però. Vediamo allora i risultati di alcuni scatti. Allora, in questi giorni, soprattutto oggi a Milano, sta piovendo anche in maniera importante. Quale occasione migliore per eseguire alcune delle foto che io preferisco fare, quindi le macro, fiori con su queste goccioline in sospensione. Passiamo invece però alle situazioni che di solito mettono in difficoltà gli smartphone, quindi quando manca luce. Queste sono foto eseguite di sera con focale normale, focale grandangolare e con lo zoom. Ecco, questa è una di quelle circostanze in cui si vede, secondo me, una prestazione che è leggermente inferiore al P30 Pro proprio quando si usa la fotocamera tele. Certamente invece la situazione non è analoga, anzi in alcune situazioni è migliore su questo Mate 30 Pro quando si scatta con la focale normale e soprattutto con la grandangolare. Qui c'era Maya assonnata di sera che chiedeva coccole. Per fortuna si è fatta fotografare con maggiore facilità rispetto al normale. Questa immagine forse appena appena mossa qui sugli occhi, forse più che altro poco fuoco in quella zona. Invece qui direi che c'è un risultato davvero molto 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 interessante. Okay, ho ottenuto un sacco di foto di Maya, andiamo anche a vedere qualcosa all'aperto. Queste sono immagini con lo zoom ultra grandangolare. Volevo vedere anche delle immagini con, spero di averlo tenuto, sì, ecco, queste sono con lo zoom ibrido. È un'immagine assolutamente utilizzabile, ovviamente se la zoomiamo al massimo possibile si vede il dettaglio un pochino deteriorato qui sui bordi delle lettere, ma è, ripeto, una prestazione molto buona, ma rimanendo in casa Huawei, il P30 Pro in quella circostanza fa un pochettino meglio. Per il resto io direi che possiamo anche fermarci qui, perché veramente c'è un reparto fotografico ogni volta che si incontra un telefono Huawei di fascia alta di indiscutibile qualità. Se poi avete il piacere anche di lavorare nella fase compositiva della foto, di calcolare anche voi il corretto punto di esposizione per chiarire e schiarire alcune zone, secondo me ottenete delle foto davvero di un livello altissimo. Direi che va anche piuttosto bene la fotocamera frontale. Qui ho utilizzato qui la modalità completamente automatica, qui invece sfocando leggermente lo sfondo, e direi che anche in questo caso ci sono delle prestazioni di assoluto interesse. Bene, sto andando molto molto lungo, ma come vi dicevo, il telefono merita certamente questo tipo di considerazioni. Passiamo adesso alla seconda fase di questa chiacchierata. Dicevamo all'inizio, il Mate 30 Pro dovrebbe arrivare, al momento è previsto il suo arrivo in Italia, senza i servizi Google. Questo vuol dire, in soldoni spicci, che non troverete il Play Store installato sul telefono, che non troverete tutte quelle applicazioni che sono collegate al mondo Google, il navigatore, YouTube, insomma, mancano alcune cose. Abbiamo provato a utilizzarlo, è 10 giorni che sto usando questo Mate 30 Pro senza il Play Store. Allora, la prima problematica che incontriamo è: dove vado a prendere le applicazioni? Io ho
ho cercato un pochino in giro, la prima da utilizzare è certamente App Gallery di Huawei, la trovate dentro al telefono, ci sono parecchie applicazioni, ce ne sono molte, molte utili. Vi devo dire con sincerità, probabilmente proprio per l'evolversi della situazione di cui vi parlavo prima, del contenzioso con il governo americano, io ricordo che proprio il giorno della presentazione del Mate 30 Pro, visto che era chiaro quello che stava per succedere, quello che stava per essere annunciato, io avevo guardato sulla gallery del mio P30 Pro, in quel caso c'erano applicazioni precaricate tipo Facebook, tipo WhatsApp, le trovavate già sulla App Gallery, in questi giorni non ci sono, però ci sono delle, ovviamente, delle contromosse. Ho selezionato altri due sistemi per scaricare l'app, uno ufficialissimo, diciamo così per capirci, che è lo store di Amazon, da cui trovate una serie di applicazioni. Poi c'è il buon vecchio Aptoide, mi capitava di utilizzarlo dell'arrivo di Android sul mercato, è un vero e proprio store che si mette a cercare in giro le applicazioni che voi gli state domandando di scaricare. Di fatto la sua virtù è quella di mettervi a disposizione praticamente tutto, anche delle cose che spesso non trovate sul Play Store. Il limite è che ogni tanto può capitare di incorrere in qualche applicazione che è poco sicura, o meglio la fonte che distribuisce l'applicazione magari è poco sicura, e questo può creare qualche difficoltà. Tuttavia c'è anche un sistema di sicurezza che riguarda Aptoide, ve lo faccio vedere subito. Allora, ho lasciato in sospeso l'installazione di alcune applicazioni, la My Vodafone in particolare. Chiedo al telefono di consentire l'installazione di questa applicazione. Come potete vedere è uscito nessuna minaccia trovata. Questo perché nella fase di configurazione di Aptoide voi potete chiedere che venga sempre controllata la fonte e che quindi non ci siano dei potenziali rischi da dove la state scaricando. Andando a consultare anche la lista delle applicazioni troverete anche una sorta di classifica se l'applicazione che state per scaricare ha avuto dei problemi precedenti di virus, di malware, insomma di problematiche di questo tipo. Allora io vi devo dire che utilizzando con un pochino di buon senso Aptoide, sapendo che cosa si sta utilizzando, i potenziali rischi che come avete visto però possono anche essere tenuti sotto controllo dall'applicazione stessa, credo che sia lo strumento più semplice per utilizzare questo Mate 30 Pro, perché di fatto ho scaricato le cose più importanti, ho lasciato in evidenza anche gli aggiornamenti che sono arrivati tutti stamattina, perché volevo farvi vedere che dopo aver scaricato le applicazioni arrivano anche gli aggiornamenti, c'è per esempio il gestore delle pagine di Facebook, c'è Instagram che ovviamente va aggiornato, ci sono tutta una serie di altre applicazioni con WhatsApp, oppure in questo caso ci sono i browser, c'è Facebook, avevo provato anche a stare a Gmail ma è stato un tentativo, poi vi spiego perché secondo me in questo momento è meglio evitare anche Gmail. Come potete vedere c'è un po' di tutto. Una cosa importante che secondo me è vitale: l'installazione di Chrome. Allora, Chrome, oltre a essere un browser, è anche contiene degli elementi di sincronizzazione con i servizi di Google, compresa anche la posta elettronica. Quindi io vi consiglio comunque di scaricarlo. Tenete conto anche che alcune applicazioni, la prima che mi viene in mente è ad esempio WhatsApp, le potete scaricare anche tranquillamente dal sito di riferimento del produttore senza dover andare sull'app, quindi in quel caso siete sicuri che ciò che state scaricando è privo di qualsiasi tipo di potenziale rischio. Vi ho fatto vedere prima che ho scaricato Gmail, ma il Gmail che ho scaricato non funziona benissimo, perché in realtà va a richiedere la presenza di alcune peculiarità che sono presenti nei servizi di Google. Io invece ho configurato semplicemente l'email, il client presente sul telefono. Se provate a configurarlo in maniera automatica tramite la stringa presente nel telefono, arrivate a un certo punto che vi chiederà la presenza di Chrome. È per quello che vi consiglio eventualmente di scaricare Chrome. A, perché è un browser che secondo me ha un funzionamento eccellente. B, perché contiene alcuni elementi di sincronizzazione.
A quel punto avrete la possibilità di utilizzare sul client del telefono anche tutte le vostre Gmail che avete a disposizione. Quindi avete sostanzialmente risolto il problema di utilizzare anche la Gmail. Altra storia riguarda i contatti. I contatti avete diverse alternative. AppGallery si aggancia anche al cloud di Huawei, quindi potete cercare di importare magari da un altro telefono Huawei oppure fare l'esportazione dei contatti nel classico formato diviso da punti e virgole. Potete importarli all'interno del telefono o all'interno del servizio per poi avere la sincronizzazione sempre pronta sulla vostra rubrica. Questa cosa potete farla anche con degli altri cloud in modo da avere sempre la presenza dei contatti, oppure potete fare una cosa semplicissima: prima ancora di passare dal cloud potete inviare da un altro telefono, se avete un Huawei potete utilizzare ad esempio Huawei Beam o Phone Clone, la possibilità di trasferire tutta la rubrica completamente al telefono e quindi l'avete direttamente sul telefono. Da lì poi vi consiglio la sincronizzazione ad esempio con AppGallery, di modo che i contatti siano anche backupati su un servizio cloud successivamente accessibile. Ok? Quindi diciamo che abbiamo risolto la posta elettronica, è risolvibile il problema dei contatti anche con la sincronizzazione. Naturalmente servizi cloud ce ne sono diversi, no? Oltre a quelli di Google ci sono ad esempio quelli di Microsoft che potete utilizzare senza problemi, quelli degli store, non manca che l'imbarazzo della scelta. Un'altra mancanza può essere il navigatore, ma potete scaricare senza problemi Waze per la navigazione. YouTube, potete scaricare l'app dallo store, dall'Aptoide che abbiamo appena visto, oppure molto semplicemente aprite il browser, andate su YouTube e da lì vedete YouTube in maniera pressoché normale. Io direi che questo tipo di soluzione vi consente di fatto di utilizzare il telefono in tutte le sue modalità e in tutte le sue potenzialità. Ora intendiamoci, io ho scaricato ciò che di solito uso di più, ciò che di solito usa la media delle persone, i client dei vari social, della posta elettronica e tutto quanto. Ovviamente ci sarà qualcuno che legittimamente dirà: non trovo qualche applicazione, i livelli di sicurezza non sono al massimo possibile. Detto anche che non sempre anche sul Play Store c'è una sicurezza al 100% di ciò che si sta facendo, ma credo che la soluzione Aptoide possa essere una soluzione assolutamente interessante. Di fatto poi trovate tutti gli altri servizi tipici del mondo Huawei, li trovate sul telefono. Vedete, io ho scaricato anche Outlook per eseguire qualche prova, ci sono i temi. Di fatto quindi una volta che siete riusciti a replicare in un qualche modo quei servizi che di solito sono i servizi essenziali di Google, ecco che avete un telefono perfettamente funzionante. Ora, l'obiettivo di questi giorni di utilizzo era proprio vedere come si può riuscire a gestire il telefono senza i servizi di Google, e credo che qualche dritta quella l'abbiamo trovata che possa anche essere utile. Facciamo però un discorso finale di chiusura su questa pre-recensione, anteprima, come la vogliamo chiamare, del Mate 30 Pro. Naturalmente in questo momento, viste le difficoltà che ci sono, è probabile che questo telefono arrivi sul mercato italiano privo dei servizi di Google. L'acquisto deve essere fatto con consapevolezza. In questo caso stiamo parlando di un telefono, mi pare di averlo detto all'inizio, che dovrebbe arrivare a 1099 euro sul mercato italiano, quindi stiamo parlando di un buco di soldi. Ci vuole la consapevolezza di che cosa si sta comprando. Io vi devo confessare una cosa. Mi rendo conto che probabilmente per l'utente medio un investimento di questo tipo non richiede compromessi, cioè il telefono deve essere pronto out of the box, come si dice, per essere utilizzato. Io però, scusatemi, ho avuto una goduria enorme in questi giorni perché, visto che sono ormai vicino ai 50 anni, io faccio parte di quelle persone che hanno avuto la fortuna e il piacere di incominciare a smanettare tablet, smartphone e soprattutto i palmari. Ci sono tanto affezionato, con un diverso sistema operativo, mi riferisco alle prime versioni di Windows CE, dove bisognava girare il web, no? Con velocità di scaricamento dei dati lentissime, per trovare
chi ha vissuto quei tempi si ricorderà i cosiddetti file.cab, che erano dei file eseguibili che esplodevano sul telefono o sul palmare per installare quelli che una volta chiamavamo software, che oggi sono diventati invariabilmente app. Ecco, mi sembra di essere tornato un po' a quei tempi, a quel divertimento nello sperimentare, nel cercare di migliorare addirittura quello che c'è, perché credo che la chiave di volta di questo Mate 30 Pro possa essere proprio questa. Laddove esiste un limite iniziale, secondo me si può addirittura migliorare le prestazioni normali che quel sistema ci mette a disposizione. Credo che sia un elemento di riflessione. Se poi dovesse sbloccarsi qualcosa nei rapporti tra Huawei e il governo americano, magari ce lo troveremo tra poco anche con i servizi di Google. Detto questo, al netto di questa chiacchierata, Mate 30 Pro è un telefono davvero eccellente. Ci vediamo ai prossimi video, un saluto da Ivan.